Sulle note di Nemesis, la ginnasta marchigiana Sofia Raffaeli è diventata la regina dello sport italiano. In un'affollatissima Armec Arena nel cuore di Sofia in Bulgaria, la Raffaeli è diventata infatti la prima azzurra della storia a vincere il titolo mondiale nel concorso generale, la disciplina più completa della ginnastica ritmica, portando a casa la sua quarta medaglia d'oro in palio al torneo. I suoi sforzi le sono valsi anche l'ingresso della nazionale ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. E da un orgoglio marchigiano passiamo ad un altro, perché a pochi giorni dalla finalissima ridata vinta dall'Italia contro la Polonia, il mondo della pallavolo è stato al centro di un summit tra una prestigiosa azienda polacca e i campioni della Superlega Credem Bank. Le due realtà si sono incontrate per stringersi la mano e annunciare una partnership nata durante l'estate del 2022. È stato infatti ufficialmente firmato un contratto di sponsorizzazione tra la Pagen, azienda polacca leader a livello europeo nella produzione di infissi, porte avvolgibili, e il colosso della pallavolo AS Lube Volley Civitanova Marche. Dal volley passiamo invece al calcio, vediamo com'è andato il fine settimana per il Tolentino, che ha dovuto accontentarsi di un punto. Mister Mattoni, derby era, derby è stato, due legni, un rigore sbagliato, tante occasioni nell'arco dei 95 minuti. È stato un bel derby, è stato un bel derby ricco di emozioni, ricco di agonismo, ricco di intensità. Abbiamo rischiato di prendere gol, abbiamo più volte rischiato di farlo gol, al di là degli episodi, no? Che ecco, magari un rigore, un palo alla fine, ritengo che mi tengo stretta a questa grande prestazione. Così facendo sono sicuro che magari il nostro percorso a volte ci può dare qualcosa di positivo. Ecco mister, innanzitutto le condizioni di Cicconetti, che è uscito in barella. Sì, questo mi dispiace tanto, ha preso adesso a caldo, non sappiamo, un problemino al ginocchio, speriamo nulla di importante. Ci tengo io a lui e di Tolentino, speriamo che non sia nulla di grave. Mister, ora della prossima trasferta. La trasferta difficilissima, il Matese oggi credo che ha pareggiato a Pineto, ha cambiato allenatore, un campo difficile, ma diciamo la preparazione alle gare piano piano, con quello che ho visto oggi, è sempre in crescita. Mi è piaciuto tantissimo come hanno voluto confrontarsi con una squadra forte sulla carta, diciamo più forte noi sulla carta, e questo sono quasi emozionato oggi di averli visti lottare e confrontarsi con il Fano. Ecco mister, incontrare Mosconi è sempre un piacere. Sì. Temevo che ci poteva stare qualche battuta, no, tra di noi, invece assolutamente massimo rispetto. Andrea lo sa, gli devo tanto, è un fratello per me, ma oggi veramente ho sperato fino alla fine di potergli fare uno scherzo. Così non è stato, però rimane ovviamente la grandissima stima che è reciproca. Allora, mister Mosconi, un risultato di parità, molte le occasioni da rete sia dall'una che dall'altra parte. Sì, partita bella, magari abbiamo concesso qualcosa in più rispetto alle altre gare, ma perché l'abbiamo giocata male tecnicamente, abbiamo sbagliato in fase di finalizzazione, sbagliavamo palle, rifinitura e loro ci ripartivano. Poi davanti Mengani, è un lusso, perché sono bravi, veloci, gente che attacca a profondità, bravi tecnicamente, e alla fine è stata una partita aperta e combattuta, si poteva vincere e perdere. Alla fine, per tutti i trascorsi di Tolentino, l'amicizia c'è con Maurizio, tutto ciò, alla fine un pareggio che accontenta un po' tutti quanti, e tutte e due squadre continuano la striscia positiva. Si archivia quindi questo primo derby stagionale, ed ora ci sarà anche qualche giorno in più per preparare la prossima partita. Sì, noi avremo già un scontro importante con il Trastevere, che è primo in classifica, però il Fano non deve temere nessuno, tra virgolette. Dobbiamo giocare soltanto più umili, migliorare la mentalità vincente, che magari oggi l'abbiamo fatto a sprazzi, però è un percorso di crescita, è impossibile essere perfetti dopo tre giornate.
pari anche per la Recanatese. La squadra giallorossa colleziona il suo terzo pareggio in 5 giornate nella trasferta toscana contro il San Donato Tavernelle, guadagnando un altro punto. Reti inviolate per tutti i 90 minuti di gioco in una partita che è stata molto dura. Prima del match atleti e tribune si sono riunite in un minuto di silenzio solenne per ricordare le vittime della tragedia che ha colpito i territori marchigiani. E dalla Recanatese andiamo invece alla Maceratese, che ha subito una battuta d'arresto contro il Val di Chientico Ponte perdendo per 2-0. Dopo un primo tempo dominato dai biancorossi, aggressivi in fase offensiva e bravi a negare le iniziali azioni dei locali, il ritmo è cambiato con il vantaggio conquistato dalla squadra del Val di Chienti. I padroni di casa, galvanizzati dal sorpasso, hanno poi preso sempre più sicurezza e nella ripresa sono riusciti a chiudere la gara con il raddoppio targato da Triana. E questa era la nostra ultima notizia anche per quanto riguarda lo sport. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.